Lago, notizia del giorno. Due pitbull sbranano un bimbo di 15 mesi. Però analizziamo bene ciò che è successo in base alle dichiarazioni che hanno dato, perché qua sui social ho visto tanti educatori dare la colpa allo Stato di vietare una razza come la tua, come gli American Bully, come gli Amstaff. Analizziamo bene le dichiarazioni che sono state scritte su TGcom. Le dichiarazioni della zia dicono: non conoscevano il piccolo perché quando lui usciva venivano chiusi. Forse sono scappati dalla stanza quando lo hanno visto. Cani come gli American Pitbull Terrier, che hanno un altissimo predatorio, se noi andiamo ad isolarli e noi gli facciamo conoscere ovviamente gradatamente il bambino, queste cose è normalissimo che accadano. Ok, quindi il problema non sono i pitbull, che mi piacerebbe anche vederli, perché la maggior parte dei giornalisti scrivono pitbull perché fa clamore, la gente va a vedere, oddio, un pitbull ha sbranato, ecco, sono sempre loro. Ma la maggior parte dei cani in questione che aggrediscono sono dei meticci incrociati fatti da cucciolate casalinghe in casa con disturbi neurologici. Detto questo, io e Iago ci stringiamo alla famiglia, perché un dispiacere così, una cosa così non dovrebbe mai succedere ed è un dispiacere veramente enorme.